recensione della tenda Vango Soul 200. Allora, niente, che dire, la tenda è abbastanza grande come spazi, c'ha un upside davanti, adesso ve lo mostro più da vicino, sarà circa 30 centimetri dai, il che il telo impermeabilizzante è abbastanza coprente e non ha le falde a terra e quindi questo magari in caso di neve o pioggia di traverso magari qui sotto potremmo avere qualche problema. Una tenda da 60 euro non credo che andremo a fare spedizioni in Himalaya, no? Quindi bene o male secondo me ci si deve anche accontentare un po', ecco. La porta si può fermare con i soliti gancetti. All'interno presenta delle tasche laterali, due tasche laterali, c'è il gancio per appendere la lampada qui davanti. I picchetti non sono di questa grandissima qualità, sono dei picchetti di ferro che andrebbero cambiati con quelli in duralluminio, che sono molto più resistenti, li possiamo battere con pietre, questi qua si piegano con estrema facilità. Ecco, questo qua è in sostanza la tenda senza il telo di protezione acqua. Le zanzariere nella parte anteriore, diciamo che magari se si dorme al mare con un clima piuttosto caldo non c'è bisogno per il telo della pioggia, si può dormire anche semplicemente così.